Gianni, cosa dobbiamo fare, Gianni? Non c'è niente da fare. Raga, ma che ora sono? Dimmi. Mo, manca ancora mezz'ora per cenare. Laboratorio, già. Fuori il tempo è brutto. Non possiamo uscire, non possiamo fare niente. Dobbiamo trovare la cena. Ragazzi, e che cos'è questa faccia? Dai, Lilia. Mamma mia, non si... che c'è? Mi state annoiando? No, Lilia, oggi proprio, una giornata triste. Non è soltanto la noia, pure la tristezza. Forse abbiamo... Che siete tristi? Bisogna essere felici, abbiamo finito a Natale, bisogna essere felici, sì, non tristi. Sì, felici. Facciamo qualcosa per essere un po' felici? No, io voglio fare niente. Dai, non sta a te. Non mi va. A me mi fa male la testa, lasciami perdere, Lilia. Invece mi è venuta un'idea. Visto che siamo sotto Natale, prossimi alla nascita di Gesù Bambino, per impegnare questa mezz'oretta così, facciamo un bel presepe vivente. Sì. Come siete demoniati? Gianni, tu l'hai fatto, io mi ricordo che tu hai detto che hai fatto il presepe un'altra volta. Sì, che c'entra, ma ero piccolo e poi io facevo Gesù Bambino, non ho visto che ero biondo con l'occhio azzurro mentre andavo a fare Gesù Bambino. Arrivavo sempre all'ultimo e non vedevo gli altri cosa facevano. No, mi ricordo, Liliana. Guarda, ti devi ricordare, ora ti faccio vedere io, vieni con me, vieni, dai, ora ti faccio vedere io, organizziamo tutto, Gianni, beh. Proviamo. Tutti gli altri, venite. Dai, no. Beh, scusate, io... Io non sono cattolico, quindi non so come si fa. Però, non lo so. Senti, Isham, tu non ti preoccupare, provaci. Vieni a vedere, stai insieme a noi. Farai anche qualcosa anche tu, dai, vieni. Vabbè, ci provo. Va bene, adesso ti passerà, quella è soltanto la tristezza, perché con un po' di felicità passano tutti i dolori. Allora, ma se dobbiamo fare la Sacra Famiglia, il personaggio, Giuseppe, Maria, il bue, la signora, quattro sono. Quattro. Un, due, tre, quattro. Ok, giù. Allora, cominciamo dal bue. Dal bue, allora, chi può fare il bue? Isha, no, la stipe. Partecipa, Isha. Vediamo, allora, lo sistemiamo questo bue. Vediamo, come ti puoi mettere. Dai, proviamo. Quasi. Secondo te un bue, come si mette? Per vedere. Io non lo so. Dai, immaginati un bue. Prova, sì, basta così. No, vai, no, rimane giù. Così. Dammi un altro, rimane giù di me. Sì. Fai la faccia del bue. Fai la faccia del bue. E che cosa? Prova, immaginati un bue. Sì, vabbè, si fa. Sì, vabbè, ma come la faccia bue, vedi? Così. Ti manca qualcosa. Infatti, così. Ok, come bue sta bene. Va bene. Come bue. Però non mi serve. Che cosa ne possiamo fare? Prima di tutto servono le corna del bue. Dai, me la vedo io. Le corna, Come possiamo fare le corna? Non lo so, non vediamo. Forse ha trovato qualcosa rotto. Fai il verso del bue. Prova a fare il verso del bue. Vediamo. Che quello serve, fai il verso. Sì, ma prima vediamo le corna, poi andiamo al verso. Vabbè, forse quando lo vestiamo ci sente ancora più un bue, allora. Forse è meglio se ti sposti più qua, però, così. Come? Qua, mettiti qui? Così. Sì, perché poi se dobbiamo fare la sinella, mettiti qua. Così? Bravo, sì. Allora, con questo facciamo le corde. Mo, vediamo. Ma hai visto come ho pensato di... Ho capito, metti la faccia qua. Dammi questo. Mo? Ho un bue cornuto. Gli c'era ancora qualcuno. Vedi, anche la coperta, Sposto il corno. Però, mo, serve il verso del bue, sennò questo bue... Fai vedere come... Mo, provo a fare il verso del bue. Faccio. Vedi che sorridi! Sei felice, Isham? Felice?
Adesso vi racconto la mia felicità. Io sono davvero felice quando tutto torna a casa e nel mio paese, che si chiama Algarve, e festeggiare le feste e soprattutto stare insieme ai miei genitori. E passando il Ramadan e soprattutto la festa finale. E diciamo che il mio paese diventa un deserto qua, la sera tutte le famiglie si uniscono insieme per mangiare. E la festa finale invece siamo per la strada a darsi gli auguri e a scambiarsi il bacio. Questa era la mia felicità. Allora, stavamo dicendo. Due l'abbiamo fatto, adesso ci vuole l'asinello. E allora, l'asinello. Io ne so, io cioè, tipo, Rocco non lo può fare. E Pasqua. Io sì. Beh, vuoi fare l'asinello? Vuoi farlo? Ok, allora, vediamo. Mettiti come l'asinello. Vediamo un po'. Vabbè. Ma dai, secondo te la vabbè. Così dai, può andare bene. Va bene, una sinistra. Pure questa sinistra mi sembra. Pure questo lo dobbiamo aggiustare. Dai, forza, che possiamo prendere? Possiamo fare. Lo so. Le orecchie. Le orecchie. Aspetta, ma la vedo io. E facciamo solo. Faccio solo tu. Ho trovato la carta e ho fatto le orecchie. Sembrano due orecchie qui. Bravo. Però le dobbiamo mettere qui un po'. È questa la coda. No, facciamo la coda. La puoi mettere la coda. Vabbè, prima mettiamo le orecchie. Mettiamo le orecchie prima, avanti, dai, iniziamo a mettere. Questa è la stanza di... Dove? Metti il cappello, dai. Vai a vedere un po'. Mo? Vabbè, stanno bene? Mo, mettiti come l'asinello, fai vedere. Oh, mo sembri proprio l'asinello. Fai il verso. Fai il verso con l'asinello. Bravo, Pasquale. Hai visto Pasquale? E tu sei felice, Pasquale? Insomma, allora. La mia felicità è. Quando sto nella mia stanza mi succede tu lì. Sto nella mia stanza e sto sopra il mio letto e vedo tutte le cose così che c'è in stanza e oltre a tutte le cose che c'è in stanza c'è la PlayStation 3. Poi prendo il CD di Michael Jackson, metto una PlayStation e sento le sue canzoni. E da allora sono davvero felice. L'abbiamo sistemato. Adesso manca Giuseppe. Mo siamo rimasti a dare il segnale a loro. Perché quando devono fare Allora Pasqua, quando facciamo così devi fare il bravo. Bravo. Più forte. Più bravo. Forte. E altre due, prova a fare più forte il verso della fine. Così è buono, dai. Ci vuole San Giuseppe e la Madonna. Dai, chi fa la Madonna? Rocco, la vuoi fare tu la Madonna? Perché devo fare io la femmina? Ma vedi, io sono più alto di te, guarda, le ragazze sono più basse, fai tu la Madonna. La Madonna la sistemo io, eh? Va bene, aspetta, ti tocca. Ho pensato di andare a prendere nella stanza di Sham. Allora, guarda un po'. Mo, che cosa hai trovato? Allora, questa l'ho presa dalla sala nostra. E facciamo il vestito. Non è così. Aspetta, lascia. Così. E poi, siccome la Madonna ha un bel velo azzurro, aspetta, ok, tu alza, esci la mano, fa così,
Va bene, questo è il vestito della Madonna, no? Sì. E questo invece, diciamo, questo l'ho preso dalla stanza tua. Scusa, ma con quello non andava a lavorare all'oliva? Sì. No. L'abbiamo lavata. E questo, io perciò me la sono ricordata, che quella andava a raccogliere olive con questa. Così. Ah, sì. Mo sembri proprio una femmina, no? Sì. Bravo, no, una femmina no, sembra, diciamo, più il personaggio della Madonna. Hai visto? Allora. Stai bene, come ti senti? Ti senti felice tu? Sì, sono felice, ma non sono davvero. Ma non sono davvero felice. Ma sarò davvero felice quando realizzerò il mio sogno, che è quello di fare il dottore. Che è un giorno di cui il presto mattino mi alzo, andrò all'ospedale a lavorare, entro nel mio ufficio, mi tolgo il giubbotto e mi inserisco il camice. E da lì comincio a lavorare, a curare la gente che si sente, la gente malata. Da lì sarò davvero felice. Eccola la Madonna, quindi la Madonna. Adesso cosa mi serve? San Giuseppe, ci ho pensato pure a te. Nel frattempo pensavo, perché San Giuseppe, il mantello, è vero? E pure il cappello. Vedrai, il cappello, pensavo pure al cappello. Ah, il mantello e tu metti sta coperta, va bene? Va bene. Poi il bastone e prendiamo la scopa. Tieni, e tieni la scopa. E poi per il cappello, non sapevo che il cappello. Non ce l'hai il cappello. Dai, metti un cappello. Ma lì è una scuola a pasta, no? Mi è piaciuto fare Giuseppe, ma ti tendi lo scuola a pasta in casa. Dai, Gianni. Beh, però non e di la verità, che sei felice anche tu adesso, sei felice? A volte, quando si manca tanto tempo da casa, i ricordi sfumano e anche le cose più semplici non si ricordano, come può essere il colore del pavimento di casa mia, il sapore di un piatto preparato da mia madre, l'atmosfera familiare. Perciò io sarò davvero felice quando potrò tornare a riassaporare quei bei momenti che ora sembrano perduti. Beh, abbiamo, ragazzi, in un po', con poco ci siamo divertiti, abbiamo riso, siamo felici, è vero? Sì, siamo ma... Siamo completi adesso? No, a me sembra che non siamo completi. Perché? Perché manca Gesù Bambino. Gesù Bambino. Ma Gesù Bambino non è nato ancora. Ancora no. Gesù Bambino non è nato, lo dobbiamo aspettare. Così come dobbiamo aspettare per la felicità, dobbiamo attenderla. Però dobbiamo prepararci a questa felicità, dobbiamo costruirla, essere pronti quando arriverà e saperla riconoscere. Bene ragazzi, è ora di cena. Veloce, mettiamo a posto tutto, dai, ad apparecchiare, tutti a mangiare adesso. Dai. Ma lì. No, le gambe queste cose, andiamo. Ah, dai, beh, vabbè, mantengo il banco. Beh. Trattieniti. Andiamo a cena, dai. Però ragazzi, ehi, visto che è andato bene il presepe vivente, la prossima volta facciamo la passione vivente. Ma sì. Sì.